La Sied, commentavamo qua insieme a San Giovanni. La Sied. Esatto, commentavamo questo look, questo ritorno al punk, no? Quindi forse questo linguaggio qua che hanno loro arriva anche a gente più grande, insomma. Ma parliamo di te, San Gio. Oggi eri emozionato sul palco? Okay. No, meno dell'altra volta. Meno? Cioè, nel senso, l'ho sentito di più. Grazie. Cioè, lo prendo come un complimento. Certo, lo è. Anche sì. Se tu l'hai gestita meglio, alla fine a me è arrivato. Vabbè, meglio. È arrivato tantissimo. Mi fa piacere. Gino, perché è tardi, è 1:05. È tardi, cominciamo a decomporci, sì, siamo qua dalle, perdoniamoci, dalle 8:40, tu capisci. Poi qua dentro fa caldo. Esatto, sì, fa caldo, un po' di secchezza. Ci devi scusare. Allora, c'è qualcosa che la seconda volta che la canti, sì, c'è qualcosa che hai scoperto della tua canzone in più, oltre a quello che già sapevi? Ho scoperto, oltre a quello che già sapevo, sì, ho scoperto qua in questi, in queste due performance dal vivo. Ma sai che ho scoperto che è bella anche da cantare live, perché non lo sapevo prima di ora. E poi io presenterò un tour questo autunno, quindi è già un qualcosa sapere che live viene bene. In autunno, ormai proprio c'è questa cosa, non è difficile pensare così tanto in anticipo, pensare che il tour sarà... manca un sacco all'autunno. Sì. Perché che cos'è adesso? Inverno? Sì, quindi l'autunno prossimo. Quindi, okay. Cioè, quindi ottobre, no? Insomma, mancano tanti mesi. Però mi immagino che ti stai già preparando. Sì, in realtà. No, ma poi ci saranno tante cose in mezzo. Quindi in realtà penso che il tempo passerà in fretta. E poi ci saranno altre date, ovviamente, nel mentre. Certo, certo, perché tu continuerai a portare Finiscimi in giro. Però questa sera la differenza è che la gente l'aveva già fatta sua, questa canzone. Tu l'hai sentita questa differenza con il pubblico dell'Ariston? Sì, l'ho sentita, cioè, nel senso, secondo me erano, credo che sia una canzone che va un po' piano, cioè, nel senso, ci vuole un po' di tempo, certo, per capirla, per farla entrare nelle orecchie delle persone. Credo che già stasera sia stato diverso. San Giovanni, ma questo tatuaggio dentro la mano? No spoiler. È nuovo? Nuovo. Dimmi se ti piace, sì. Ma è stupendo, sì, solo che... È tatuaggio vero? È un... No, allora, vero, non possiamo dire che cos'è. È vero. No. Non vuoi spoilerare. No, okay. Ok, comunque ha un tatuaggio nella mano che è molto bello, non l'ho mai visto. Grazie. Così grande nella mano, devo dirti. Quindi tu hai dei tatuaggi, mi piace. Io li sto cancellando. Lo so, ho visto che li stai cancellando. Sì, perché mi sono stufata. Infatti io non li ho mai fatti per paura di stufarmi, però ho detto sai che c'è. Vabbè, questo però è talmente particolare, talmente originale che... Ah, sì, tutti quelli che ho mi ricordano un qualcosa di speciale per me. Quindi. Io l'ho fatti, ma già da grandissimo, modo che ero sicuro di non l'ho aspettato tanto, però... Ma sì, Sanjo, si vive una volta sola, ma che si ti vive una volta sola, diciamolo. Va. Esatto. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie davvero, ti aspettiamo domani. Domani ci sarà un po' di Spagna su questo palco. Ti porto un po' di Spagna, sì. Me la porto anche qua. Scusa, la conoscevi già prima o l'hai conosciuta per l'occasione, diciamo, dall'idea di farlo? Allora, beh, chiaramente... No, dico di persona. Di persona l'ho conosciuta... In questa occasione? Sì, per l'occasione. Lei è stata carinissima, contenta. È carinissima, è felicissima di star qui e continua a ripetermelo e spaccheremo. Bene, non vediamo l'ora. Grazie mille. Grazie ragazzi. Ci sentiamo domani. San Giovanni, ascoltiamo Gianni Morandi sul palco dell'Ariston. Che è tornato.